Di nuovo buona vigilia di Natale a tutti, ben ritrovati con la rassegna stampa di Udinews TV, è il momento delle notizie sportive. Allora andiamo a vedere quali sono le prime pagine dei giornali di oggi. Poi sapete che dovete rinunciare per qualche giorno ai giornali e soprattutto alla Gazzetta dello Sport. L'apertura è dedicata alle milanesi con la punizione comminata a Raja Nainggolan, punito, sospeso per motivi disciplinari, pugno duro dell'Inter. Ninja fuori col Napoli, può essere anche ceduto. È arrivato in ritardo all'allenamento, ma pesano altre bravate. Questo è il nuovo corso di Marotta, che evidentemente non intende a consentire a dei comportamenti irregolari del tesserato. Poi invece la crisi riguarda anche il Milan con Gattuso definito un uomo solo dalla Gazzetta, Leonardo e Maldini disertano Milanello, l'allenatore in bilico, il suo futuro sarà deciso a Londra. Super Mandzukic, l'amuleto della Juve, CR7 può riposare e invece firma Koulibaly con il Napoli fino al 2023, rinnovo a 6 milioni annuali. Poi il Toro scatenato per i troppi errori arbitrali, 10 episodi sospetti in 17 giornate, l'ultimo caso con il Sassuolo. E poi si parla anche del campionato che ritornerà nella giornata di Santo Stefano, non accade dal 1971, un appuntamento che importiamo dalla Premier League, il cosiddetto Boxing Day. Questa è la prima della Gazzetta. Vediamo anche il Corriere dello Sport che parla della possibile campagna acquisti della Juve in vista della finestra di gennaio. Tutti pensano al mercato, Ramsey potrebbe arrivare. Nuova operazione in stile Emre Can, si libera a giugno dall'Arsenal, arriverà a costo zero, proposto uno stipendio da 10 milioni l'anno. Si parla anche di Fabregas al Milan, la Roma che potrebbe cedere Patrick Schick si guarda intorno e il Napoli insiste per Barella, non solo Almendra, lotta con Zhang per il gioiello del Cagliari. Intanto l'Inter ferma Raja, ennesimo ritardo, Nainggolan fuori rosa, multa salatissima e salterà la sfida di Santo Stefano con Ancelotti. Spalletti potrebbe non averla presa troppo bene, così dice almeno il Corriere dello Sport. Tutto Sport titola sempre l'esclusione dalla partita con il Napoli per Nainggolan, con questo titolo eloquente, radiato dopo l'ennesimo ritardo, sospeso dall'attività agonistica, multa anche di 100.000 euro, che tutto sommato non sono poche, almeno per noi. La Juve ha in mano Ramsey, bianconeri in vantaggio sul PSG per il forte centrocampista gallese che si svincolerà dall'Arsenal alla fine stagione. Inter tagliata fuori dalle cifre dell'ingaggio, Cherubini promosso dall'Under 23 diventerà DS per aiutare la dirigenza. Tridente Toro finalmente si può, mentre invece Gattuso è in bilico, c'è cioè l'ombra di Wenger, potrebbe essere l'ex manager dell'Arsenal ad arrivare sulla panchina rossonera. Nel basket Torino fatica ma vince contro Pistoia, Fiat in rimonta. Ovviamente si parla molto di ambito torinese su tutto sport, anche nel basket. Vediamo allora le prime pagine di quest'oggi riguardanti invece lo sport locale, una pagina particolarmente ampia. Cominciamo dall'Udinese che sta continuando a prepararsi proprio perché il 26 si gioca, tre nodi da sciogliere subito, in verità c'è un refuso nel titolo di apertura, oppure tocca al mercato. Dopo il pareggio deludente con il Frosinone, le trasferte con la Spal e il Cagliari diventano decisive. Gol e sfiducia dei tifosi, senza risultati la squadra potrebbe essere ritoccata già a gennaio. Prime trattative per un centravanti, dice il messaggero Veneto. Ma continua comunque la preparazione, come leggiamo, Berami intanto è squalificato, Nicola sta pensando a Balic con D'Alessandro a destra, ma continuano gli allenamenti dei bianconeri. Allora andiamo a vedere che cosa è successo ieri sul campo nel servizio che riguarda proprio la preparazione dell'Udinese che continua in vista della gara con la Spal.
Messo in classifica al punto contro il Frosinone, l'Udinese di Nicola ha vissuto una domenica mattina di lavoro con la testa già proiettata verso l'imminente impegno di Ferrara con la Spal. Non c'è tempo da perdere perché il calendario e la graduatoria del campionato impongono di fare risultato, possibilmente pieno. Così, tra i temi principali della ripartenza c'è la sostituzione di Valomberami, sicuro assente dalla trasferta del Mazza, visto il giallo rimediato contro i Ciocciari e la conseguente squalifica per la quinta sanzione stagionale. In ballo due volti scesi in campo sul 3 del Bruseschi, Antonin Barak e Andrija Balic. Per voce dello stesso Nicola sembra essere più avanti di condizione il croato, che si candida ad una maglia indossata per appena 27 minuti in stagione, l'ultima volta entrando in campo a gare in corso con il Milan. Proprio lo stesso incontro che ha visto uscire dall'11 titolare il compagno di reparto e nazionale ceco, bloccatosi nel riscaldamento del duello con i rossoneri in cui doveva partire dal primo minuto. Sarà questo uno dei pensieri principali di Davide Nicola nelle prossime ore, considerando anche la possibilità della tramento a mezzala di De Paul, con il ritorno in campo di Nacho Pussetto, risparmiato per oltre un'ora dall'incontro con il Frosinone. Mentre i titolari sono rimasti in palestra con uno scarico all'interno delle strutture della Dacia Arena, il resto del gruppo ha lavorato intensamente con la palla, chiudendo con una serie di partite a pressione. Domani la Rosa si riunirà al completo con un allenamento fissato alle 15. Allenamento quindi questo pomeriggio per l'Udinese, che deve continuare a lavorare intensamente per queste prossime due gare, la prima con la Spal dove ci saranno i tifosi, perché è prevista una trasferta per 700 friulani. Per adesso la contestazione, i fischi che si sono sentiti dopo l'ultima partita sono finiti nel congelatore, forse solo un segnale di delusione dopo un pareggio che non ci si aspettava contro il Frosinone in casa, ma sono tanti i tifosi che hanno deciso comunque di sostenere la squadra nel giorno di Santo Stefano, come leggiamo dal Messaggero, perché tanti club raggiungeranno lo stadio Mazza. Ci sono i pullman dei club AUCI di Villa Vicentina, Spilimbergo, Cervignano, Pradamano, con quello di Reana, Gemona e Osoppo, che viaggeranno insieme a Tarcento, Colli Morenici e Moruzzo, poi ancora Nespoledo e San Daniele, ovviamente come gli immancabili Ultras. Quindi evidentemente ci sarà tanto supporto comunque per i bianconeri nella delicata sfida con la Spal. Andiamo avanti sempre sul Messaggero, si parla della prossima finestra di mercato, per adesso via del silenzio su questo tema da parte di Pradè. Il giorno dopo il deludente pareggio, bocche cucite all'Udinese, meglio concentrarsi sul lavoro in vista della sfida di mercoledì a Ferrara. Ma è rimasta ovviamente l'amarezza per quel rigore più che generoso concesso al Frosinone, l'abbiamo detto anche in quella giornata, c'è stata comunque amarezza e preoccupazione per un rigore che ha condizionato negativamente la gara. Si sta invece ritagliando una piccola parte di gloria Alex Meret al Napoli, perché ha conquistato anche i tifosi partenopei. Ancelotti gli ha fatto i complimenti, è uno fuori dal normale, santo subito, si legge, tra Napoli e le portiere, dopo due miracoli del giovane ragazzo friulano, è già grande amore. Sappiamo che i tifosi partenopei anche sui social sono molto creativi e quindi hanno realizzato questa immagine di Alex Meret che è apparsa sul web dopo un paio di salvataggi record. Meret è diventato un idolo per la tifoseria, la torsida partenopea. Andiamo a vedere anche che cosa si dice dell'Udinese sulle pagine del Gazzettino, andando a vedere proprio qual è l'apertura di quest'oggi a tinte bianconere, con il Natale che sarà con la testa a Ferrara, così dice il Gazzettino. Il pareggio con il Frosinone costringe l'Udinese a allenarsi per preparare al meglio la trasferta di Santo Stefano alle ore 18 sul campo della Spal. Il gol di Rolando Mandragora, che qui vediamo nell'immagine, è stato da campione ma non è bastato a sancire la vittoria. Una prestazione deludente quella della squadra bianconera, che dopo il gol, dopo il rigore
del Frosinone di Ciano non ha avuto la reazione che la tifoseria si aspettava, soprattutto la mediana è scomparsa dal vivo del gioco, dice Guido Gomirato, perché il Frosinone ha assunto il controllo del centrocampo e ha gestito il possesso palla. I numeri dicono che l'Udinese trae scarso vantaggio dallo giocare in casa. Quest'anno la Dacia Arena non ha mai segnato più di un gol a partita, nonostante l'apporto del pubblico, che solamente alla fine ha contestato per la qualità dello spettacolo offerto dai propri beniamini. L'Udinese deve reagire, l'occasione sarà mercoledì a Ferrara, contro gli emiliani mancherà Berami, i candidati alla sostituzione sono Baracca e Balic, che ieri si sono allenati sul campo 3. Per voce dello stesso Nicola sembra essere più avanti di condizione il croato, anche se per adesso ha giocato solo 27 minuti contro il Milan, a meno che tatticamente il tecnico non possa decidere di arretrare nel ruolo di mezzala De Paul con Mandragola regista basso, utilizzandola davanti il binomio Pussetto Lasagna. Forse è meglio la prima ipotesi, di conseguenza l'attacco dovrebbe essere formato da Pussetto De Paul. Allenamento questo pomeriggio alle 15, rifinitura domani alle 11, quindi anche il giorno di Natale, e poi si mangerà in famiglia. Alle 16 invece è prevista la partenza per la SPAL. In Emilia intanto c'è attesa per questa gara, sarà per questo 2 giorni di lavoro e spostamento verso l'Emilia, poche feste, panettoni e regali, ma testa sul campo, perché la squadra dell'ex Felipe sarà motivatissima a fare bottino pieno di fronte ai propri tifosi dopo aver perso 1-0 a Napoli, sconfitta che ha confermato un periodo sfortunato per i biancazzurri, scesi dopo un bel inizio in bassa classifica. E si parla anche delle parole di Semplici, che è fiducioso nel rapido ritorno alla vittoria dei suoi ragazzi. Con un po' di fortuna avremmo potuto portare a casa un risultato molto importante, il Napoli è una squadra fortissima. Contro l'Udinese non ci sarà Kurtic, squalificato per un turno, Missiroli ha avuto una forte contusione alla coscia, bisogna valutare l'ematoma a che punto è. E poi ovviamente si torna alle parate di Meret, Alex è molto forte, gli ho fatto i complimenti alla fine anche se con dispiacere, sono convinto che diventerà uno dei portieri della nazionale. Centrocampo da risistemare quindi per la sfida all'Udinese, le aspettative però sono molto alte, lo ha ribadito il presidente della SPAL, affronteremo l'Udinese sperando di portare a casa punti per la salvezza e poi andremo a Milano, se giochiamo così sicuramente ci divertiremo. Queste le parole del presidente della SPAL. Un bilancio sicuramente positivo per questa fine dell'anno è quello del Pordenone, che sorride a questo 2018 e ovviamente butta i panni e butta i ferri in acqua per consolidare questa posizione. Pordenone mai così in alto e la rosa quindi non si tocca. Il precedente è positivo in Serie D nel 2014, vantaggio di 7 punti sulla Triestina, alla quale è confermata la penalizzazione. Fra i giocatori protagonisti sicuramente Berrettoni e Bindi al top. Il portiere con parate decisive soprattutto nel primo tempo e Berrettoni autore del momentaneo vantaggio, migliori in campo nella sfida contro la Giana Erminio. Siccome anche la C giocherà a Santo Stefano, allenamento anche a Natale per preparare la sfida con la Feralpi. I bresciani hanno conquistato un solo punto nelle ultime 8 gare. Invece la Ternana, mister De Canio, è appeso a un filo. Calorio Cosmi sono i possibili sostituti per la panchina proprio di Gigi De Canio alla Ternana. Poi si torna a parlare e a mostrare anche le immagini del galà della Messaggero Veneto degli ultimi giorni, un quadro speciale celebra il trionfo degli Juniores FVG, un incontro che anche noi vi abbiamo ricordato e raccontato, c'era anche Kevin Lasagna. Ma un'altra bella notizia di sport che arriva proprio da ieri, dal nostro territorio, la vittoria della GSA in casa al Carnera, la squadra non si ferma, battuta anche Piacenza, partita di nuovo convincente, domenica a Verona
l'ultimo appello per diventare grande. Ha vinto ieri sera per 92-77 contro la Bakery Piacenza, una bella vittoria davanti al proprio pubblico, e qui vediamo alcuni scatti della serata di ieri. Sentiamo però anche le parole, i commenti che abbiamo raccolto proprio sul parquet del Carnera. Presidente, allora si è chiuso in bellezza questo match, un'altalena tanto per cambiare, però alla fine un buon finale, un ottimo finale ha permesso di chiudere in scioltezza. Sì, sì, oggettivamente eravamo più forti, avevamo una panchina più lunga, l'abbiamo dimostrato. Sono molto soddisfatto di quello che ha fatto Powell, ma soprattutto anche di quello che hanno fatto ormai Powell e Simpson, sono due certezze, però anche i nostri italiani si sono fatti sentire molto, Spanghero e un bellissimo Nikolic che è in grande crescita e sul quale io credo quest'anno ne vedremo tante belle giocate, perché ormai ha fatto vedere tutto il suo repertorio, tira da fuori, penetra, schiaccia, fa un po' tutto, quindi sono molto contento, 92 punti, insomma ottimo. Questa, non dimentichiamoci, è una squadra che comunque è riuscita a battere la Fortitudo e lo ha dimostrato, perché hanno un bellissimo primo quintetto, veramente pieno di talento e forza. Infatti ero preoccupato quando ci avevano un po' ripresi, perché questa è gente che se ti si porta sotto poi può dare la zampata della vittoria. La qualificazione alla Final Eight a questo punto passa tutta per il Triveneto, perché bisognerà affrontare prima Verona, poi Treviso, due derby contro due squadre che sono forti, stanno facendo bene, ma questo è uno stimolo in più per la GSA, che non ha nulla da invidiare dal punto di vista dell'organico, quindi dal punto di vista tecnico, a queste due squadre. Assolutamente nulla da invidiare, abbiamo assolutamente, secondo me, una squadra che vale sia Treviso che Verona, sono due derby molto sentiti. Io credo che con Verona sarà uno scoglio forse anche più duro di quello in casa, perché come hai visto il pubblico ci sostiene sempre moltissimo, però insomma pensiamo intanto a Verona, che è la cosa più immediata, cerchiamo di andare a strappare la partita ricordandosi che Verona è una squadra che vince sempre sul finale, quindi bisognerà arrivare molto concreti e solidi ai punti finali, vedrai che si giocherà punto a punto. Parlavamo con il presidente di queste due partite e di una qualificazione alla Final Eight che resta un obiettivo raggiungibile, che passa per il Triveneto, perché bisogna affrontare prima Verona poi Treviso, due squadre molto forti. Questo però per voi può essere uno stimolo importante, perché paradossalmente i momenti peggiori li avete avuti con squadre che erano più deboli. Sì, noi dobbiamo stare focalizzati nel nostro obiettivo, che è quello delle Final Eight. Il primo nostro obiettivo. Sono partite difficili, dovremmo stare uniti, perché chiaramente ci saranno altri momenti difficili di up and down durante la partita, ma non farci scoraggiare, perché come dimostrato stasera siamo una squadra che si difende, poi riesce a tenere lontano le squadre avversarie. Sulla partita di oggi sali scendi, perché sembrava chiusa all'inizio del terzo quarto, poi l'hanno quasi ripresa gli avversari, poi un finale in scioltezza. Cosa succede? Come mai non riuscire a trovare quella continuità sia in partita che in generale in questo campionato con troppi alti e bassi? Perché molliamo magari ogni tanto concentrazione in difesa e gli avversari ci puniscono sempre, quindi siamo anche un po' sfortunati in questo, però ci dobbiamo creare noi la nostra fortuna e difendere sempre per 40 minuti, perché poi veramente le altre squadre faranno davvero tanta fatica a poterci battere, soprattutto in casa. Ieri quindi una partita in cui la GSA ha dimostrato di avere le qualità per avere maggiore continuità durante il campionato, solidi e concreti, ha detto il presidente Pedone. Michalic invece dice adesso ci vuole il cambio di marcia in trasferta. Coach Cavina difende i suoi giocatori, la squadra ha bisogno di fiducia, e qui vediamo nello scatto il simpatico scherzo con la foto di coach Cavina insieme al panettone Balocco. Alla fine uno scherzo, il panettone il tecnico l'ha mangiato dopo
un po' di volte, un po' di partite dopo le quali effettivamente era stato messo anche in discussione. Si sta comportando bene anche la Dancer che avanti tutta forza 3 con Ljubenović, Janezic e Sturma. Bolzano un trio super, tutta la squadra però ha dato il meglio, decisive le reazioni nel terzo quarto, le bombe e la difesa. Pranzo di Natale per la squadra e il 5 gennaio arriverà crema al Carnera. Sempre per il basket, mestre di un altro pianeta in Serie C Gold, la Caligaris pensa già alla sfida con la Falcon Star, invece in Serie C una mesta chiusura di annata per il Latte Blanc che quest'anno comunque ha fatto, si ha raccolto diverse soddisfazioni. Udine invece umiliata nel rugby a Treviso, 5 mete incassate già nel primo tempo, fine anno da dimenticare per i friulani, mai in partita, 48-12 il risultato finale. In Serie C2 il lobo dell'orecchio staccato con un morso, nessuna sanzione. Si parla di basket del Pordenonese andando a parlare di un episodio avvenuto a Polcenigo domenica 16 dicembre. Invece per lo sci, per gli sport invernali, Pittin rimonta di prepotenza, Müller si regala un argento, fatica invece per Lisa Vittozzi, protagonista. Ieri però non è stata molto brillante nella 12 km e mezzo della mass start di Coppa del Mondo, la gara conclusiva del programma agonistico nella località ceca. Poi si racconta anche, si raccontano le imprese di questo 2018, sicuramente la più importante è la vittoria di Mara Navarria a Vouchy, la sportiva friulana dell'anno secondo il Messaggero. Il suo urlo e la sua vittoria in Cina è l'impresa top del 2018, visto che ha toccato il tetto del mondo. Bene anche i bronzi, fra virgolette, di Vittozia, Giurgiuculese, Restivo e il blitz di De Marchi. E qui vediamo alcuni momenti salienti dello sport regionale in alcuni scatti. Passiamo adesso alla pallavolo perché ci sono buone notizie. Il Cittafiera cede solo al quinto a Orvieto, 3-2 il risultato finale, spettacolo a Martignacco con le ragazze che hanno messo in difficoltà le quotate avversari, ma purtroppo hanno solo sfiorato il successo. Invece sfida a due tra CDA e Antea per il primo posto che vale la A2. Le ragazze di Talmasson si inseguono a una lunghezza la squadra di Vicenza. A Pordenone, amichevole alla Bioxygen con la Friultex, applausi per tutti e anche grandi feste natalizie per la Volley Bus con un incontro con tutte le categorie, dalle giovanili alle senior. Nel ciclocross Toneatti è fenomenale, quarto in Coppa del Mondo, il Bugliese sempre più sulle orme del maestro Pontoni, in Belgio sfiora il podio e mercoledì ci riproverà. E sempre nel ciclocross, firme friulane in Slovenia, ma lo show è di Costantini, qui vediamo Romina Costantini e Elisa Viezzi, mentre invece Casasola e Zontone allungano il Gran Zon è nelle loro mani. Questo per il ciclismo. Adesso andiamo a fare il punto sulla situazione del meteo dando un'occhiata al sito dell'Osmer per questa giornata. Al mattino ancora nuvolosità variabile, nubi basse e foschia su pianura e costa, possibile nevischio a tratti in quota sui monti, specie in Alta Carnia al confine con l'Austria. In giornata invece miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso, soffierà vento sostenuto da nord in quota, Borino in serata sulla costa e le zone orientali. Vediamo anche le previsioni per domani, un'anticipazione di come sarà la giornata di Natale sulla regione. Tempo stabile con cielo sereno e poco nuvoloso, con la presenza di nuvolosità alle quote medio-alte, l'atmosfera sarà più secca in montagna, mentre su bassa pianura e costa possibile anche nubi basse, specie verso sera. Temperature massime intorno ai 6-9 gradi, le minime 0-3 in pianura. Questa è la situazione
per domani. Prima di salutarci, un'occhiata anche all'autostrada, di nuovo per vedere com'è la situazione del traffico, tutto scorrevole sulla nostra rete, sia su A4 che su A23. Mi raccomando, attenzione allo svincolo di Palmanova, proprio fra le due autostrade, e ai restringimenti per il tratto che si dirige verso il Veneto, che arriva dal Veneto, quindi da Palmanova a Latisana. In Veneto è anche qui tutto regolare, sia su A4 che su A28. E adesso vediamo quali sono i programmi di giornata previsti sul nostro canale. Questa sera alle 21 ci sarà Udinese Tonight, quindi come sempre si parlerà di mondo bianconero, anche perché il campionato non si ferma, anzi accelera, quindi tre partite importantissime, la prossima con la SPAL il giorno di Santo Stefano. Noi ovviamente non ci fermiamo qui con l'informazione, saremo insieme con voi anche alle 11 e alle 12 per passare questa vigilia di Natale targata ovviamente Udinews TV. E adesso accade oggi con Guido Gomirato, a più tardi. Il 24 dicembre 1980 nasce Stephen Appiah, centrocampista ghanese che viene in Italia acquistato dall'Udinese nell'estate del 1997. A 17 anni fa parte della formazione Primavera, ma da subito evidenzia le sue indubbie qualità tecniche. È anche giocatore molto veloce e di buona personalità. Ben presto entra a far parte della prima squadra allenata da Alberto Zaccheroni, il quale nel febbraio del 1998 rimane impressionato da questo giocatore, grande protagonista di un'amichevole che viene disputata a Maiano, e 7 giorni dopo Zaccheroni lo manda in campo a Milano contro i rossoneri. È l'11 febbraio 1998 e il match finisce 0-0. Da allora Appiah disputerà in quel campionato, che si concluderà con il terzo posto per i bianconeri, altre 10 gare. Ormai è diventato un giocatore di affidamento per la squadra udinese e l'anno dopo disputa 21 gare. Ormai su di lui si concentrano le attenzioni di grossi club, la spunta il Parma, ma l'operazione di compravendita tra il club friulano e quello emiliano viene congelata per la complicità di una malattia che stoppa per alcuni mesi Appiah. Poi finalmente nell'estate del 2000 il ghanese approda al Parma, dove però non riesce a evidenziare tutte le sue notevoli risorse tecniche e anche atletiche. Rimane a Parma 2 anni, poi passa al Brescia, dove disputa una stagione decisamente positiva 2002-2003, forse la sua miglior stagione della carriera. Quindi passa alla Juventus, ma alla corte di Madama non ingrana, per cui viene ceduto dopo 2 anni al Fenerbahce, ritorna in Italia al Bologna, al Cesena, per chiudere la carriera al Vojvodina. Appiah, che ha segnato con l'Udinese un gol in Coppa Italia, Udinese-Parma 3-2 nel 98-99, ha disputato anche 69 incontri con la nazionale ghanese, segnando 16 reti.